Si chiama Un mare di pesci per ogni stagione ed è la campagna di comunicazione che la Regione Toscana ha lanciato per promuovere il consumo del pesce pescato nei nostri mari. La campagna è finanziata con le risorse del FEAMP, il Fondo Europeo per la Pesca, e ha l'obiettivo di valorizzare la qualità e la stagionalità del pescato toscano, viste anche le difficoltà che il settore sta incontrando a causa dell'emergenza Covid-19. Tanti dunque i motivi per supportare i pescatori toscani. Perché c'è bisogno di fare anche un'azione conoscitiva nell'ambito di ognuno di noi come consumatori, perché c'è bisogno di far capire che l'aspetto legato al consumo anche della stagionalità del pescato può essere molto utile, e poi bisogna far capire che acquistare pesce pescato nei nostri mari, dalle nostre marinerie, ha un risultato molto importante, che è quello di una ricaduta sul nostro territorio. Questa campagna servirà anche per far conoscere meglio ai consumatori i prodotti pescati in Toscana, anche grazie al calendario del pescato che raccoglie 32 specie di pesci presenti nel mare toscano, tra cui il cosiddetto pesce povero, come acciughe, sardine, razze, muggini, tutte valide alternative a pesci ritenuti più commerciali e noti sui banconi di vendita. Pesci che spesso sono poco conosciuti, qualcuno lo definisce pesce povero, io non lo definisco così, però pesci meno conosciuti che invece hanno delle qualità organolettiche molto molto importanti, e che secondo me vuol dire salvaguardare in generale anche un aspetto legato a questa materia. Il pesce che mangiamo in Toscana è importato per l'80%. Le persone occupate nel settore della pesca sono circa 1.500, le barche sono 590.